I don't give a damn, cause I entertain them. Got a mic in my left and a honey in my right, and that is enough to make the vibe chill tight. I feel so good to bring my swinging to your neighborhood. I'm so swinging fine. Funky as I am, ain't no weather tonight. Baby, show me 1 + 1 = 2. Show me all the things that you can do. Show me that you need me. Show me that you love me. Baby, show me 1 + 1 = 2. Baby, show me 1 + 1 = 2. Show me all the things that you can do. Show me that you breathe me. Show me that you hug me. Baby, show me 1 + 1 = 2. To count on me, be my beauty on TV, so get out and set me free. I make you understand, you're my woman, I'm your man. And if it takes it all, I do all that I can. You're my number one, and not my number five. So please baby, come. Please baby, come again. Yeah. Quando uno dice l'imbarbarimento, no? Tu, le ultime puntate sono sempre iniziate con una bella ragazza al mio fianco. Ma questo è un vero imbarbarimento. No, questo è un brutto inizio. Non so quando andrà in onda e in quale occasione. Il costume proprio che cade così. Misteriamente. Chi non conosce il dottor Danilo Gioacchini, il mago dei rimedi. Beh, anche perché dobbiamo purificare il fegato, oltre che lo spirito. Questo, dopo Pasqua, con la Pasqua l'abbiamo già detto fatto. Prima, i montori, tutti, reni, fegato, intestino, pelle, ecco, per cui diciamo bisogna liberarsi. I montori all'ascolto. Montori d'ascolto, liberatevi. Come diceva, il nostro motto sarà liberiamo i montori. Danilo, grazie per prestarti, ma tu sei un attore di quelli che sei anche spogliato in pubblico. Assolutamente, sì, in Fulmonti. E cioè, diciamo, l'indice dei pazienti è sceso vertiginosamente or not? Tutto è salito. Su questa cosa, prima che ci arrestano, la puntata inizi. Pensa che la 13ª puntata, non dice la fortuna. 13ª, perfetto, ci porti fortuna a tutti. Un programma in collaborazione con Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate. Paolo Selmi, organizzatore dell'Umbria Tango Festival. Ecco, ci racconta un po' questa manifestazione che dura 2 giorni, giusto? Sabato e domenica 31. Il giorno di Pasqua. Purtroppo dovevamo fare questa edizione a febbraio, poi c'è stato, come voi avete saputo, c'è stata una scossa terremoto, poi quindi per problemi di sicurezza siamo slittati a questa data. Siamo giunti alla 15ª edizione e abbiamo iniziato nel lontano 2010 con l'edizione di Todi, poi abbiamo portato il festival un po' dappertutto girando per l'Umbria, perché mi piace, io sono arrivato qua 10 anni fa, mi piace portare il tango tra le città dell'Umbria e farlo vivere all'interno delle città. Bene, e quello che abbiamo filmato, diciamo, sono un master, giusto? Sì, un master di lezioni che noi in ogni edizione svolgiamo durante il pomeriggio, per poi praticare e fare la performance, diciamo così, durante la serata. Importante cosa che voglio sottolineare è che in questa edizione porteremo l'anteprima del nostro spettacolo, che è Rocco Tango Show, dove qui faremo un piccolo assaggio, poi lo spettacolo completo sarà a Castiglion del Lago 12, 13 e 14 luglio per l'edizione estiva. Benissimo. We'll be right back.
Noi la ringraziamo tanto e facciamo tanti complimenti. Perché grazie. Il tango è sempre così bello? Perché attira così tanto? Perché il tango, balli, il tango significa aggregazione. Abbraccio vuol dire stare insieme alle persone, cosa che si è perso durante tutti questi anni. Non siamo più capaci di abbracciare. Una volta si abbracciava la stazione quando si accoglieva un parente da molti giorni. Non siamo più capaci di abbracciare. Il tango dà questa opportunità. Viva il tango. Grazie, buona serata. His hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Parliamo adesso un attimo del Festival dei Due Mondi. Il Festival dei Due Mondi nella nuova edizione partirà il 28 giugno, finirà il 14 luglio, ma già il 30 maggio ci sarà quindi quest'anteprima succosissima, perché sarà proprio realizzata da Luca Marinelli, che torna a Spoleto dopo praticamente un anno per riportare ancora in scena la sua una relazione per un'accademia con l'attore Fabian Jung. Allora quest'opera è andata in onda, è andata in scena sembra l'8 o 9 luglio dello scorso anno, facendo un gran successo all'Auditorium della Stella, ma questa volta invece dal 30 maggio al 2 giugno sarà realizzata al Teatro Caio Melisso, spazio Carla Fendi. Quindi insomma ripeto, è una trasposizione quindi in teatro del racconto di Franz Kafka del 1917, molto particolare ma molto apprezzata. Adesso noi ci andiamo a rivedere proprio le immagini tratte dal nostro l'altro festival del 2023, in cui vediamo diciamo così una dei stralci dello spettacolo, per renderci conto un pochino più di quello che si tratta, ma anche per invogliarvi ancora di più ad andarlo a vedere, e poi l'intervista proprio al regista e attore Luca Marinelli, per la gioia degli occhi delle tante fans che anche l'anno scorso hanno assieme anche l'uscita poi dal teatro per conoscere il bravissimo Luca Marinelli. Quindi andiamoci a rivedere un pezzetto dell'intervista tratta dal festival dello scorso anno. Mi avete fatto l'onore di invitarmi a presentare una relazione sulla mia precedente vita da scimmia. Sì? Mi avete fatto l'onore di invitarmi a presentare una relazione sulla mia precedente vita da scimmia. E qui cominciano a poco i miei veri ricordi. In una gabbia sottocoperta di una nave della ditta. Su vicino al soffitto volteggiavano, oscillavano, si gettavano nelle braccia uno dell'altro, uno teneva l'altro per i capelli con i denti. Anche questa è la libertà umana, pensavo io. Che movimento fantastico, che presa per il culo della sacra natura. Di fronte a una tal visione, nessun palazzo reggerebbe alle grasse risate che verrebbero dal mondo delle scimmie. Ah! Se uno voleva stropicciarsi gli occhi, alzava la mano come se ci fosse attaccato un peso. I loro scherzi erano mozzi, ma umani. Le loro risate si mescolavano sempre con un tossicciare temibile, ma che non significava nulla. Avevano sempre in bocca qualcosa da sputare, gli era indifferente dove avrebbero sputato. E allora sarei stato svalutato per un pochettino nell'oceano e poi sarei annegato.
imprese disperate. Inoltre, non voglio sentire giudizi di uomini. Voglio solo diffondere conoscenze. Voglio solo fare una relazione. Anche con voi, illustri signori dell'Accademia, ho soltanto fatto una relazione. Senti, tanti complimenti, è stato difficile questo lavoro, immagino di sì. Sì, sì, io parlo non tanto italiano, ma sì. Però il pubblico ha detto che sei stato bravissimo. Sì, sì, no, mi piace molto con il pubblico questo spettacolo. Bene. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie, sì. Sei stato bravissimo, grazie. E sei stato un mese a Spoleto, quindi? Un mese a Spoleto, sì. Come sì, ti è sembrata? Noi molto partiamo da bella. Qui. Poi ma io facevo solo qua e casa, quindi Spoleto l'ho vista. L'hai poco. Vista per però l'ho vista dire. Anni fa quando siamo venuti con l'Accademia, ma era bellissimo. Ma è stavi bellissimo. Con l'Accademia Silvio D'Amico? Esattamente, al Teatrino delle vero, Sei, Teatro Ronconi adesso. Quindi insomma porta bene un posto del genere. Assolutamente. Senti, ci avrei tante cose da chiederti, però non ti voglio annoiare. Allora... No, nel senso, perché oltre allo spettacolo che hai fatto, insomma, sei un attore che io seguo molto, che ho visto con molto piacere, hai vinto tutti i premi del mondo con le otto montagne. Sì. È stato difficile quel lavoro, poi parliamo di questo, Come... Le otto montagne, sì, è stato complesso. Bellissimo, un bellissimo lavoro è stato. Senti, invece questo qui, come ti è venuta l'idea, come mai questo testo? Beh, ma questa è lunga, è la risposta lunga. No, il testo che ho amato in Accademia, durante gli anni dell'Accademia, quindi stiamo parlando di 15 anni fa, e l'ho scoperto lì e poi è rimasto sempre nella mia testa. E poi fino a un certo punto... Fuori. Abbiamo... Da 2 anni giusto ci lavori un po'... Più o meno, sì, no, così sembra che veramente... No, certo. Diciamo che è un mese da quando siamo qui. Ah, no, perché avevo... No, 2 anni fa l'abbiamo cominciato. Mm-hmm. Che volevi raccontarci? Io? Attraverso Io volevo farvi ascoltare questo testo che mi ha molto emozionato. Questo principalmente. E senti, c'è questo pericolo di voler come... entrare nelle grazie della società perdendo la propria identità, insomma? Potrebbe esserci questo rischio, sì. Sì, sì. È una cosa un po' alla Jack London, diciamo. Perfetto. Senti, come alla fine era come te li immaginavi? Questa no, è una bellissima domanda, ma non so come me lo immaginavo, però era forse prima anche regia, meglio giusto? Di come me lo immaginavo. È la prima regia sì, che sì, fai. Primissimo. E ci hai preso gusto, come si dice? Cioè ne farai altre? Sì, tra 10 anni. No, è un'esperienza grande, forte, non l'avevo mai fatto, non sono un regista, quindi non lo so, ho dovuto inventare qualcosa da zero, non penso di esserci riuscito, però il cammino è interessante, pubblico, sì. Però il cammino è molto interessante. Mi ha fatto tanti complimenti anche a lui, sì, al grande. Grazie. Senti, grazie a te perché sei stato gentilissimo, immagino sei stanco tutto quanto, ma sei stato gentile, grazie veramente tanto. Eccoci qua, finalmente i nostri dottori di riferimento, bellissimi, gettonatissimi, tutti levissimi, purissimi. Ma c'è un annuncio importantissimo, tanto per rimanere sui superlativi. Adesso io non so quanto sarà importante, diciamo che il mondo della farmacia si evolve, va avanti e quindi c'hanno il governo ha ritenuto opportuno affidarci altri incarichi in più rispetto a quelli che non avevamo fino ad ora, e cioè il fatto di poter effettuare in regime di servizio sanitario nazionale, cioè gratuitamente per chi ne ha diritto, determinati servizi, e cioè l'elettrocardiogramma, nelle 24 ore, chiamasi ultracardiaco, e l'altro che si chiama holter pressorio, vale a dire il controllo nelle 24 ore della pressione. Prima noi erano servizi che noi farmacie in generale facevamo, adesso visti i tempi d'attesa che ci sono nel settore pubblico,
le farmacie si sono affiancate appunto alla sanità pubblica, e quindi anche da noi si possono fare questo tipo di prestazioni oltre alla spirometria, che è la prova per determinare la funzionalità dei polmoni. Esatto. Basterà avere l'impegnativa sotto Covid, ricordo, sì, è una cosa abbastanza, basterà avere l'impegnativa del medico, e quindi anche presso tutte le farmacie, o perlomeno presso le farmacie che aderiranno, sarà possibile effettuare questo tipo di esame. Perfetto. Quindi, e poi che altro? Beh, insieme a queste cose, chiaramente, che sono le ultime novità, si aggiungono già quelle prima che noi continuiamo a fare, quindi tamponi di tutti i tipi, quindi Covid, streptococco, e possibilità delle vaccinazioni, chiaramente, chi ancora, a parte che ormai le vaccinazioni se ne fanno più poche, però comunque sono servizi che noi continuiamo a dare, insomma, certo, ecco. Certo. E sicuramente quello che ha detto Riccardo è l'ultima novità che è uscita da poco tempo, e quindi vale la pena sottolinearla, perché ancora tanta gente ancora non lo sa. Cose, prestazioni che noi abbiamo fatto sempre a livello privato, quindi mettendo un ticket comunque un costo sicuramente ridotto, perché noi abbiamo fatto sempre questa politica. Però da oggi, cioè da ormai da poco tempo, possiamo fare queste prestazioni, questi servizi di Holter, CG, Holter pressorio e cardio, tutti e due quanti insieme al regime sanitario, che è una cosa molto bella, insomma. Si abbattono un po' queste famose file. Beh, no? Sì, il problema infatti è quello. Perché se no le persone sono costrette ad andare fuori Spoleto, con disagi. È vero, e invece perché... è vero che noi ne abbiamo fatti tanti a livello privato per questo motivo. Oggi invece a questo con l'impegnativa del medico riusciamo a farlo anche praticamente in regime sanitario. Chiaramente questo va più sulla persona che non paga ticket, che non è, perché chiaro, esenzioni, esatto, certo. Perché per le persone magari che devono pagare a livello privato più o meno stiamo lì. Ho capito. Però per le persone magari che non pagano ticket, certo, anziane, certo, che non è così, è un bel servizio, insomma, certo. Quindi si risparmiano quei 50-70 euro, che comunque insomma, certo, non certo, è male, ecco. Che altro dire, quindi niente, adesso vi vedo un po' affranti da questa notizia. No, diciamo che c'è un po' di stanchezza, però no, è una bella opportunità, assolutamente. Forse anche un po' un riconoscimento, no? Per diciamo, sì, il ruolo che avevate già prima, ma insomma sì, è quasi una così, sì, sì, un bollino di l'ufficializzazione fiducia di questo forte ruolo sanitario che anche i farmacisti nelle farmacie svolgono, ecco. Oh, esatto. Sì, sicuramente è un motivo di soddisfazione per noi, questo non c'è dei servizi, tanto che se ne parla, e questo è una cosa in più che sicuramente gratifica questa cosa, no? Quindi è una bella cosa. Benissimo. Noi ci abbiamo sempre puntato poi su ma forse quindi, noi insomma quindi, diciamo che non ci certo, smuovi più di tanto, no, perché no, io dai tempi della MOC, no? Ecco, anche la MOC, cioè, ecco, la MOC per esempio, cavallo del battaglia. Noi la MOC continuiamo a farla ogni 2-3 mesi e c'ha sempre un gran successo, certo, perché certo, comunque è una prestazione che anche quella richiede file importanti, e invece c'è noi... molta osteoporosi in giro. No, però era una cosa preventiva, sì, giusto? Sì, una, cosa, una delle sì, prevenzioni sì, più sì, indovinate, insomma. Sì, sì. Benissimo, allora, cari dottori, niente, per ora è tutto. Grazie. Aspettiamo il prossimo Consiglio dei Ministri. Alla prossima puntata. Centro Medico Spoleto. Visite specialistiche, risonanza magnetica, mammografia, MOC, odontoiatria, analisi, gastroscopia, colonscopia. Strumentazione di ultima generazione come TAC con la minore invasività possibile e la risonanza a 16 canali invece che a 4, 6, 8. Centro Medico Spoleto, in località Madonna di Lugo. Il paziente prima di tutto. Da oggi è disponibile su Apple e Android la nuova app di Farmacia Scoccianti. Prenota farmaci, prodotti e appuntamenti e salta la fila.
L'arte di Gasperini Arte. Le cornici di Gasperini Arte. I poster di Gasperini Arte. I dipinti di Gasperini Arte. Gasperini Arte, una vera galleria. Gasperini Arte, salviamo l'artigianato italiano. Principe, biancheria, materassi, letti, poltrone, sanitaria. Principe, dal 1982, la magia della casa. Aleo Immobiliare, un personaggio che dà molta fiducia. Se compri, se vendi. Aleo Immobiliare, buonasera. Se l'agenzia immobiliare Aleo vi contatterà, sarà sicuramente per un'ottima proposta. Che belle case, ma chissà quanto costano. Ricorda, oggi le case costano meno di quello che pensi. Sei bellissimo. Grazie. Giovanni Paoli, ex attore, ma oggi assessore. Assessore, guarda lì. Grazie. Assessore del turismo e basta. Turismo, sviluppo economico e commercio, dai. Anche. Bene, allora noi ti abbiamo così disturbato mentre stamattina eri a Perugia, ma poi ne parleremo in un'altra puntata. Certo. Per parlare di questo, 1 milione di euro, no? Quanti sono? Milione di euro. Abbiamo vinto 1 milione. Abbiamo vinto 1 milione per il fortilizio dei mulini e oltre. E oltre. Ecco, e oltre. Raccontaci tutto. Allora, la cosa è molto semplice, Francesco, perché fondamentalmente abbiamo ritirato fuori un progetto che il Comune di Spoleto già ci aveva da tempo, che era quello del ripristino del fortilizio dei mulini, per intenderci, fabbricato che sta di là dal Ponte delle Torri. Sì. C'era questo bando legato ai cammini religiosi, che è comunque importante perché il Ministero del Turismo ha finanziato questo bando che dava soldi sostanzialmente per ripristinare sentieri e strutture legate a cammini religiosi. Al Monte Luco ci passa ovviamente uno dei tanti tratti della via Francigena. E noi abbiamo pensato giusto incastrare questo vecchio progetto che giaceva nei cassetti del comune, certo. Abbiamo detto perché no, si ripristinerà il fortilizio dei mulini con una valenza, diciamo, polivalente. Punto d'arrivo, punto di informazione, punto di ristoro, ricarica per le biciclette elettriche, un piccolo ostello comunque per i pellegrini, per i camminatori e ovviamente anche un punto di informazioni per tutti quei turisti che si fanno anche la semplice passeggiata al Giro della Rocca, Ponte delle Torri e poi ritornano a Spoleto. Bene, poi non c'erano anche altre cose oltre... È collegato con altri comuni. No, pensavo sempre di Spoleto, no. Anche altre strutture... No, è collegato a quello e a altri comuni perché questo pezzo di sentieristi che verrà ripristinato è collegato anche con i comuni di Scheggino e Ferentillo perché questo sentiero che verrà finanziato è anche parte in questi comuni. Quindi, insomma, va benissimo. Ma poi parli con uno che ha fatto il Cammino di Santiago. Cavolo, dove, sogno mio. Dove io vedevo esattamente queste cose, cioè c'erano tutta una serie di strutture troppo nuove, troppo belle per non essere state interessate da un discorso del genere. Francesco, dove probabilmente... Io parlo anche da piccolo operatore turistico, come tu sai, e quello è l'unico target che sta in crescita, quello dei camminatori, certo. Dei ciclisti. E Spoleto c'ha una delle tante vocazioni, secondo me, ma Spoleto Norcia è l'esempio forse più classico, certo, però una rete di sentieristica che è non di poco conto, che andrebbe valorizzata perché il camminatore non è più quel turista poveraccio che non spende, che non investe. Innanzitutto è un turista che ritorna e quindi è apprezza molto, è consapevole. È vero. Va bene, senti, noi ti ringraziamo tanto adesso, a te. Facciamo grazie un break perché poi ci rivedremo nella prossima puntata per parlare di biciclette. Molto volentieri, benissimo. Andiamo in bicicletta. Grazie adesso Gianni.
Qui abbiamo incontrato proprio, guarda, proprio che uno non se lo neanche aspetterebbe mai, i Cruel Monroe, giusto? Sì, sì. Bravi, partendo da Giacomo. Lo strumento? Chitarra. Jan, voce. Pietro, batteria. Andrea, basso. E Martino, chitarra. Chi ha pagato le birre, Martino? Eh? Hai pagato le birre per tutti? Io? No. No. Sia mai. Stavo incastrato stavolta. Sia mai. Allora, gruppo sulla cresta dell'onda. Siamo andati a Milano, non va nominato, è andato tutto no, bene. No, no, è andata bene. Tutto bene. Sì, quanta gente c'era? Beh, parecchio. Abbastanza, abbastanza. Sì, un bel po'. Solo voi? Certo. Era una serie di... No, quella sera eravamo solo noi. Era un nostro live. Prossime tappe. Adesso suoniamo questo fine settimana a Scheggino. Scheggino, sì. Che non è proprio Milano, insomma. No, va benissimo. Per le trote sto meglio lì che sui Navigli. Poi dopo? Poi per il passaggio del Giro d'Italia qui in Piazza Garibaldi. Sentivamo, abbiamo anche citato nell'intervista. Quindi insomma, che è com'è fare rock a Spoleto? Io ne so qualcosa, insomma, me lo sono passati un po' quelli belli 30 anni fa. È meglio, è peggio? Beh, è una sfida, esatto, però come esatto, tutte le città, forse. Ma credo il fatto che è meglio anche, eh? Sì, il fatto che rispetto è una piccola città. Ma rispetto a Roma o Milano, cioè una città più piccola, quindi qua se suoniamo siamo la band di Spoleto. Certo, se no a Milano saremmo uno dei tantissimi gruppi che ci stanno, invece qua abbiamo più visibilità, paradossalmente è meglio. Però sì, a Milano ci siamo arrivati, quindi è stato a piedi, no? No, certo, a piedi. Con tutta la batteria. Pensa, ti dico questo aneddoto, sono entrato in classe, in una delle classi, perché lei lo sa che sono stato anche suo insegnante, e mancavano tipo 4-5 persone. Che cosa pensi? Che c'era l'interrogazione di qualcuno, hanno fatto seguito. Dice no, classe. Siamo a Milano a vedere, ma dico, non si può, rapporto subito. Fatto bene, che tu avresti fatto? Avrei messo rapporto e espulsione. Espulsione. Magari no. Noi siamo 5 contro 1. Senti, voi fate tutti quanti lo scientifico, meno te che sì, fai l'artistico, esatto. Anche tu sei uno scientifico? Sì, scientifico anch'io. Noi miseria. Abbiamo finito. Beh, loro facevano. Ah, voi state facendo qualcosa o suonate bassa? Allora, io mi sto preparando per il test ammissione in conservatorio. Ah, quindi rivai dritto per sì, quella sì, strada lì. Bene. Lui economia. Io faccio economia aziendale. Tu commercio? No, io Io già laureato. Io no, sì, ancora scientifico, sì. Quinto. Sì, sì, faccio il quinto. Grazie mille. Anch'io! No, noi sappiamo perché, vecchia canaglia, eh? Allora, bene, ragazzi, tanti in bocca al lupo e tanti complimenti. Diteci un titolo che noi adesso lo mandiamo, per che possiamo prendere da internet, e mandiamo una vostra canzone. Termione. Termione, sì, sì. Termione. Ah, pensavo che era una parola certo. Va bene, ragazzi, in bocca al lupo. Viva il lupo. Ciao. Ando sotto al diluvio, mano nella mano con te. Da tempo che non mi sento vivo e il mio cuore è un po' fragile. Piove sulle tue ciglia nere. Sì che par che tu pianga, ma pianger di piacere. Rincorro i tuoi sorrisi queste sere di maggio. Cerco nei luoghi più oscuri, ma non ho il coraggio. Taci, odo parole più nuove che parlano, gocciole, foglie lontane. E perdo tempo a fissare la tua schiena che se ne va. E perdo tempo a parlare con gente un po' vuota. Ma tu mi stai salvando, lo sai. E loro non ci capiranno mai.
Abbiamo di nuovo ridisturbato Alessandro Dottarelli di Alleanza Civica perché parliamo sempre di scuola. Quindi una nuova polemica, la Dante Alighieri che verrebbe ristrutturata con i soldi che dovrebbero risparmiati invece... risparmiati la scuola elementare di Villa Redenta. E che succederà quindi a Villa Redenta? Ancora è tutto in divenire perché qui purtroppo il primo appunto da fare a questa amministrazione è che lavoriamo per emergenze e che non abbiamo una programmazione seria fatta sull'argomento scuole, perché come ti dicevo l'altra volta noi aspettiamo già da 2 anni questo famoso piano scuole 2050, perché oggettivamente c'è questo problema che noi abbiamo gran parte delle scuole che va in ristrutturazione perché sono oggetto di 3 diverse ordinanze del commissario per la ricostruzione, ci abbiamo fondi poi del PNRR, abbiamo anche fondi del MIUR che intervengono su tutti i plessi scolastici e quindi abbiamo da sistemare l'intera, praticamente quasi l'intera popolazione scolastica. Quindi certo, è chiaro che è un argomento molto difficile e se non ha una programmazione ferrea poi succedono le cose che stanno succedendo in continuazione. Parliamo da ottobre del problema dei ragazzi della Sordini che sono stati dovuti spostare e poi c'è la Dante, adesso ci sono i moduli, non ci saranno i moduli, cioè è tutta una concatenazione di problemi che potrebbe essere tranquillamente superata da una programmazione ferrea. Adesso esce fuori la novità di questo ricorso che è stato fatto dai proprietari del terreno sul quale è stata costruita la scuola di elementare di Villa Redenta negli anni 80 e sembra che non sia stato mai fatto l'esproprio del terreno, per cui i proprietari hanno fatto una diffida al comune di restituire il terreno allo status quo, quindi come era allora, ripristinare quindi lo stato e risarcimento per i danni subiti in tutti questi anni. Ora, adesso non so, ci sarà dopo questa diffida, adesso sono andati al TAR per avere giustizia, ma vedremo come va, chiaramente il comune si difenderà per quanto è possibile. In questa situazione scopriamo che il nostro sindaco pensa di demolire definitivamente la scuola elementare di Villa Redenta e usare i soldi che erano stanziati, 3.400.000 euro per quella scuola, per implementare il fondo che abbiamo detto già l'altra volta essere carente per la Dante Alighieri, perché nell'ordinanza commissariale la Dante Alighieri è destinataria di 5.800.000 e ne servono almeno 11 per demolirla e ricostruirla. Questa alle nostre spalle. Questa alle nostre spalle. E quindi aggiungendo questi 3 milioni e 4 si andrebbe a rimpinguare questo tesoretto per rinunciando però a una scuola. Cioè questa... ne butti giù una per rifarne un'altra in poche parole. Sì, di due ne fai una. Ma può avere anche un senso tutto questo, nel senso che se uno fa una programmazione, dice per il fatto della denatalità che particolarmente sta colpendo il nostro comune, potrebbe anche effettivamente essere in eccesso una scuola elementare, ma questo va fatto con una programmazione ferrea e soprattutto va fatto in concertazione col mondo della scuola e col consiglio comunale. Queste cose, come ti dicevo l'altra volta, noi le scorpiamo dai giornali, poi dobbiamo fare gli accessi agli atti, capire che cosa sta succedendo e cercare di dare dei suggerimenti o portare il nostro contributo, quando in realtà democrazia vorrebbe che il consiglio comunale serve per rendere partecipi la città di quello che sta succedendo. E invece viene semplicemente utilizzato per comunicare alcune cose. Invece in alcuni argomenti fondamentali, come può essere quello della ristrutturazione delle scuole che impatterà non solo questa amministrazione comunale ma la città per il futuro, sarebbe bene che ci fosse una concertazione di tutto il consiglio. Quindi noi abbiamo chiesto insieme a tutte le altre forze di opposizione, come dicevo l'altra volta, un benedetto consiglio comunale dedicato piuttosto che una conferenza dei capigruppo per riuscire a definire una volta per tutte questa problematica che è oggettivamente impattante e non soprattutto scoprirlo dai giornali. Poi il consiglio comunale lo usiamo per parlare della cimice asiatica, che voglio dire, che insomma è una cosa, è un problema, diciamo... è un problema, ma non è competenza comunale, è una competenza della regione, se ne occuperanno, perché giustamente è un problema, ma noi che vogliamo occuparci dei problemi della città saremo molto più interessati a parlare un'ora del problema per esempio delle scuole, del quale non veniamo mai investiti. Poi certo l'assessore Alberterra e l'assessore Renzi diciamo rassicurano un po' tutti dicendo che è tutto a posto, andrà a finire tutto bene perché è stato fatto, è stato detto, ma in realtà poi le cose si rincorrono. Non più tardi di oggi ero in commissione e parlavamo proprio della variazione urgente di bilancio
per i moduli della Dante. Oh, quelli famosi. Quelli famosi. Che avevamo già preso in considerazione. Esatto, però come si fa a fare una variazione urgente di bilancio al 4 di aprile, che poi proveremo il 18 di aprile, quando l'esigenza di questi moduli noi la sapevamo già da ottobre in qualche modo? Certo. Quindi poteva essere già preventivato. Fatta. Questo discorso. Certo. Invece arriviamo con una variazione urgente all'ultimo momento, perché giustamente oggi devono partire i lavori, perché ci vogliono 130 giorni per montare i moduli, per realizzarli laggiù a Santo Chiodo come hanno pensato. E eravamo stati l'altra volta. Sono 4 mesi e mezzo, siamo aprile, significa arriviamo ad agosto, se fila tutto liscio. Certo, poi agosto. No, diciamo, succede un mese un po'. Diciamo così, che no? Può succedere qualsiasi cosa, no? Cioè, certo, un minimo, certo, di inghippo ci può essere, e sei sottodata, perché il 1° di settembre la scuola deve essere pronta certo, per gli alunni. Partire. L'altro discorso poi sono i 170 giorni previsti per l'urbanizzazione dell'altra area. Perché ti ricordi? Quella che sì, che non è ancora urbanizzata. Quello significa che noi avremo almeno 2 mesi, se non 3, dove non avremo un'area di protezione civile. Che certo. Insomma, in un comune come il nostro, che ogni tanto diciamo si fa sentire, però diciamo che è una sicurezza in meno. Insomma, in sostanza, perché noi abbiamo sentito anche un po' su un'altra tematica, ma era più o meno, aveva delle basi simili, Catanossi, cioè voi lamentate un po' che insomma il comune, la giunta in questo caso, prende decisioni, sono in 6 la giunta che prende decisioni, ripeto, fondamentali per la città, che non riguardano la semplice gestione, faccio la potatura degli alberi del viale della stazione, cioè sono decisioni che impatteranno direttamente sul futuro di tutti noi, su tutta la cittadinanza. Allora è giusto che su queste decisioni almeno ci mettiamo tutti intorno a un tavolino, cioè, e capiamo a trovare una soluzione comune. L'avete fatta questa rimostranza, l'avete detto fatto, ma non c'è stato nessun... Sì, poi il paradosso è che il nostro sindaco Sisti, nella sua campagna elettorale, era uno di quelli che parlava di partecipazione, no? Ha fatto il suo cavallo di battaglia. In realtà abbiamo capito che forse non sa cosa significa partecipazione, ma per lui la partecipazione è comunicazione. Cioè, ti comunico una cosa e te l'ho partecipata. Che abbiamo già. Che però... Va bene. Cioè va bene, insomma, diciamo così. Ma sì, va per carità, bene. Speriamo. Bene, ci riaggiorneremo, quindi ci stiamo. Io sono qui dietro. Quando vuoi. Va benissimo, grazie ancora. Grazie a te. Disponibile su Apple e Android la nuova app di Farmacia Scoccianti. Prenota farmaci, prodotti e appuntamenti e salta la fila. Centro Medico Spoleto. Visite specialistiche, risonanza magnetica, mammografia, MOC, odontoiatria, analisi, gastroscopia, colonoscopia. Strumentazione di ultima generazione come TAC con la minore invasività possibile e la risonanza a 16 canali invece che a 4, 6, 8. Centro Medico Spoleto, in località Madonna di Lugo. Il paziente prima di tutto. Area 34, la stazione di servizio dove il carburante viene microfiltrato 2 volte. Quando esce dall'autocisterna e quando entra nel serbatoio della tua auto. Area 34, il motore ringrazia. E io che ho l'auto elettrica? Trovi anche la colonnina di ricarica. Area 34. L'arte di Gasperini Arte. Le cornici di Gasperini Arte. I poster di Gasperini Arte. I dipinti di Gasperini Arte. Gasperini Arte, una vera galleria.
Gasperini Arte. Salviamo l'artigianato italiano. Rosella Abbigliamento. Abbigliamento uomo, donna, bambino. Abbigliamento classico, sportivo e giovane. Abiti da cerimonia, accessori. Rosella Abbigliamento. Se quello che cerchi non lo trovi qui, non esiste. Siamo qui con Sergio Grifoni, questa volta non parliamo di politica, Sergio, no, eh? Meglio. Tu ce lo devi provare, eh? No. Però ecco, io sto scherzando, ma in realtà non è una situazione dove si può scherzare, perché stiamo ricordando un amico e tu l'hai ricordato in maniera egregia, magistrale nel tuo blog, diciamo nel tuo spazio web, e quindi ci hai chiesto, ci siamo sentiti, insomma, dice andiamo a farla qui al Giardino dello Sport. Di chi stiamo ricordando e perché siamo qui? Sì, io ti ringrazio innanzitutto di darmi questa possibilità di ricordare questa persona che è mio cugino, quindi Silvio Salvatorelli, che tra altre cose era mio cugino, che è venuto a mancare il giorno prima di Pasqua. L'ho ricordato al di là dell'affetto ovviamente che mi legava a lui, anche perché lui rappresenta un po' una di quelle persone che appare senza essere visto e si vede senza apparire, cioè quelle persone semplici, quelle persone comuni, e che nel momento in cui vengono a mancare però ti accorgi che forse sicuramente qualche vuoto lo riempivano. Ecco, lui era questo, lui era pieno di ilarità, pieno di ironia, era la persona che ti raccontava la barzelletta al momento opportuno, la persona semplice, l'amicone, la persona che era fortemente avvicinabile, era quello che ti dava la vacca sulla spalla con il sorriso. E questo è, su tutti i commenti che ci sono stati, è quello che le caratteristiche che sono emerse di lui. Giardino dello Sport, perché qui al Giardino dello Sport? Il vecchio, caro Giardino dello Sport, perché qui praticamente lui, come tanti altri bambini d'allora, compreso il sottoscritto, qui abbiamo passato la nostra adolescenza. Qui si veniva a pattinare, qui si veniva a giocare a basket, qui si giocava ad hockey e lui pattinava. Ha iniziato pattinando, poi è entrato nella squadra dell'hockey, quindi qui ha fatto tanti allenamenti. Questo era il polmone, diciamo così, sportivo della città di Spoleto. Questo qui era l'impianto voluto dal compianto Francesco Merini, perché c'era l'istituto San Giovanni, dove c'erano le suore, quindi lì c'era l'asilo, le scuole elementari con il piazzale dove si giocava. Poi c'era la chiesa di San Gregorio, certo. Quindi con il porticato, lì si giocava a biliardino, si giocava a ping pong, c'erano i boy scout, c'era Don Pacifico, Don Angelo, e poi c'era questo polmone verde sportivo che era appunto il Giardino Sport. Che Merini, se vuoi che te lo dico come curiosità, certo. Che Merini riuscì ad ottenere innanzitutto con la complicità di Mario Bonfè e di Giuseppe Merini, uh-huh. Che erano i suoi amici, ma riuscì a ottenere perché? Perché questo era un terreno dei Marchesi Leoni, che lo lasciarono alla Curia con soltanto l'intento di poterci costruire un orfanotrofio o qualcosa per i giovani. Nel momento in cui la Curia, il Vescovo Radossi, sul progetto di Francesco Merini, fu d'accordo a costruire appunto il giardino, qui c'era un ortolano, Federici, che non voleva giustamente, questo però è grave se le ricordo queste cose, Federici che non voleva dare il terreno, perché giustamente questa era la sua sussistenza, lui viveva di questo. Poi si misero d'accordo, fecero una permuta e mancavano i soldi, invitarono l'allora ministro Togni, lo portarono al tartufo. Emilio, tra un bicchiere di Sacrantino, quello proprio tosto, pesante, e tartufi, più il ministro diceva di no e più Emilio grattava i tartufi sulla pasta, a fine morale della favola arrivò questo contributo e costruirono. Però questo qui non era, sbaglio, non era una costruzione anche fatta per le Olimpiadi del 1960, dove facevano il pattinaggio e hanno staccato, era una leggenda metropolitana? No, non è una leggenda, qui ci hanno fatto non tanto le Olimpiadi, ci hanno fatto i campionati del mondo, soprattutto di pattinaggio, qui c'erano i famosi campioni che erano
Ziroi e Giorgio del Papa. Come no, ecco, quindi qui venivano, qui facevano anche il notturna, facevano i campionati di basket. Questo è stato inaugurato, il, se non ricordo male, il 31 maggio del 1959. Ecco, vedi, perché mi ricordavo questa cosa? Sì, sì, 31 del maggio 60, del, no, no, del, stata... del 59. E qui arrivavamo noi ragazzini d'allora, quelli che avevano possibilità economiche, arrivavano con le scarpe già incollate sui pattini, bastava infilare le scarpe e potevi pattinare. E noi che questa possibilità non ce l'avevamo, arrivavamo con quei pattini, i classici pattini portati a suo tempo dalla Befana, dove dovevi mettere dentro la tua scarpa, dovevi stringerla, allargarla, adattare il pattino secondo il piede. E poi qui si correva, qui le ginocchia si sbucciavano, non c'erano i cerotti, perché allora i cerotti non c'erano, magari c'era il rotolo del cerotto, no? Che tu mettevi sul... E quindi tutti i vecchi ricordi. E qui Silvio ha vissuto gran parte della sua adolescenza, arrivava qua come tanti altri giovani col suo mini bike, non so se tu te lo ricordi, ma tu sei troppo giovane. Io il mini troppo bike giovane, era il motor, era la motorella che ha anticipato poi il ciao, sì. E quindi era quello col serbatoio basso obliquo con il manubrio a mo' di Harley Davidson. Ah, ok, ok. E lui arrivava qua, scorazzava. E quindi mi è... Una Spoleto di altri tempi, bella. Una bellissima, una bella Spoleto, era una Spoleto serena, certo. Dove tante pretese non c'erano, ci si accontentava del poco, e per qualcuno il poco era anche troppo. Io qui ci feci il primo concerto in assoluto della mia grandissima e luminosa carriera. Ah, ecco perché è ridotto così. Esatto, adesso. Perché da allora dopo il concerto è ridotto così. E mi ci sbeccai il dente davanti con quei soliti scherzi, pam, mentre bevi, perché giocavamo a pallacanestro. Però te lo ricordi, è un ancoraggio mentale, no, anche la rottura del dente. Senti, ti lascio solo una cosa, perché sennò scodiamo nella politica, oggi non volevo farla. No, non è il caso. Che ci faranno qui, qualcosa? Ma su questo non te lo so dire, non so quale così, potrà no. essere un progetto, però certo che una cosa è certa, al di là della politica, che lasciarlo così è un peccato, è veramente un peccato. Anche perché questa, se tu te lo ricorderai bene, era una pista omologata, a proposito di Olimpiadi, era una pista perché le pendenze erano giuste, perfette, esatto. Erano quelle giuste, e quindi qui poi c'era il circolo, no? Qui c'era la scherma, il circolo degli scacchi, quindi qui c'era... Ti ripeto, anche noi a un certo momento, quando il tempo era buono, veniamo a fare basket con il vecchio Sbardella. Qui c'era, prima di Sbardella c'era, anche lì non te lo ricordo, c'era Paoletti, quindi poi Sbardella, Tonnicchi, Tommy, quindi qui esatto, tutta la nostra gioventù, la nostra adolescenza l'abbiamo passata qua, e ricordare Silvio qua è come ricordare tanti altri coetanei che purtroppo non ci sono più, ma queste sono le cose della vita che purtroppo passano, sì. Sono brutte perché avvengono, però sono belle perché ci sono state. Grazie Sergio. Grazie a voi. E quindi della serie Una transenna è per sempre, vogliamo farvi vedere questa qui. Siamo sotto allo stadio, questo è il famoso muraglione dello stadio. Credo che proprio dalle primissime puntate di Spoleto 7 giorni, 2004, parliamo di 20 years ago, 20 anni fa, facemmo dei servizi proprio su questo muraglione. La transenna è sempre quella, stessa spiaggia, stesso mare. Ecco, non lo so neanche se c'è una persona a cui indirizzare queste rimostranze, però obiettivamente, insomma, è possibile che in tutti questi anni non si è trovata la strada di mettere in sicurezza questo muraglione, o insomma trovare delle soluzioni. Qui è vero che è una zona che slitta, tanto è vero che proprio davanti a noi un palazzo è stato completamente diciamo raso al suolo, e lo stanno rifacendo, per cui sicuramente non è una zona felice. Però mannaggia di quella miseria infame, che 20 anni, ma sicuramente arriva anche da prima, è tutto rimasto così, e sinceramente non credo che sia proprio fantastico. Pensiamo poi che qui fino a poco tempo fa ci passavano anche i ragazzi per andare a scuola. Ma quindi una segnalazione della serie Una transenna è per sempre. Ask
asking myself whether it's time to stop thinking about it. Ma apposta siamo venuti qua, no? Aspetta, vieni qua, c'è vino sotto, se no. Parte da qui. Qui, da Piazza Garibaldi. Da qui benissimo. E farà benissimo tutta la traversa interna spoledina, dove loro praticamente chiamano passerella, quella che è un po' il passaggio del certo, gruppo, certo, ancora la gara vera e propria certo non sarà partita, perché la gara vera e propria, ovvero il chilometro zero, partirà dalla vecchia strada di Norcia prima di Forca di Cerro. Questa è la Madonna delle Grazie. Ah, oh, ci ho seccato allora. Fino a fine si è scaccata la presa, eh. Diciamo che Don Matteo è una vigoro promozionale forte, il comune investe anche parecchi soldarelli, sì, e doveva partire adesso, invece per via delle partite di calcio andrà a fine a settembre-ottobre, quando la promozione turistica è sicuramente inferiore. Esatto. Che come la, ce la possiamo rigirare questa? La possiamo rigirare in un modo che purtroppo anche noi siamo stati tanto dispiaciuti, l'amministrazione gli è dispiaciuto, perché ovviamente quando ce l'hai a botta calda, hanno girato e la mettono in onda subito, è ovvio che tu sei, c'hai un certo entusiasmo. Un programma in collaborazione con Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate. Voilà, un'altra puntata bellissima, non perché la facciamo noi, ma perché veramente tanti servizi, tante cose, tante curiosità, tante bellezze, tanta musica, che, perché come avete visto quest'anno stiamo cercando di dare spazio alla musica spoletina, che ha un buon livello, che sta emergendo, che anche da personaggi a volte così non proprio aspettati, no? Ma, e quindi inaspettati, però oltretutto questa puntata avevamo questo gruppo che sta emergendo qui di Spoleto, che addirittura ha suonato a Milano, come fecero i grandissimi Cargo, ma questa, come si dice, era storia di 30 lunghi anni fa. Benissimo, 13ª puntata, ci stiamo avviando, finiremo alla puntata numero 20, quindi siamo stati inverno, primavera, inoltrata, staremo insieme, poi break e poi, se Dio vuole, partiremo per la 67ª edizione del Festival dei Due Mondi, proprio appositamente per intervistare Carla Bruni. Ecco, io non ho altri diciamo obiettivi nella vita che intervistare e cantare magari con lei Carla la signora Carla Bruni, la famosa canzone Je suis ma peur, je suis merci de fleurs, no? Più o meno com'era, sì, più o meno così. Benissimo, tanti baci e abbracci, alla prossima puntata. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the